Come sempre il nostro appuntamento settimanale con la medicina è qui da voi. Ancora una volta noi preferiamo fare queste rubriche, queste trasmissioni con la mascherina, come da disposizione ministeriale, anche per dare un segnale come dire, di solidarietà e di credere in quello che ci viene chiesto di fare. Questa è la terza trasmissione, mi pare, che facciamo di medicina con il professore Delfino insieme a me, sempre con la mascherina. E ci auguriamo che magari più in là le faremo senza, perché le cose saranno ritornate più o meno normali. Oggi parleremo di problematiche vascolari, anche questo è un argomento molto molto interessante e ne parleremo con il professore Bruno Amato, che è proprio appunto professore in questo settore di chirurgia vascolare presso il Policlinico di Napoli, Federico II, in cui è anche il professore emerito, il professore Delfino. E allora, professore, benvenuto innanzitutto qui. Abbiamo avuto dei problemi con i microfoni, quindi ci dobbiamo un po' arrangiare, napoletanamente parlando. Allora, la cosa che le volevo chiedere, in questo periodo tutti i mass media hanno stigmatizzato un atteggiamento, diciamo, negativo di noi utenti, perché spesso per l'emergenza Covid sono stati trascurati i controlli di altre patologie magari croniche o di patologie che richiedevano una certa urgenza nell'intervento. Parlando oggi appunto di problematiche vascolari, possiamo considerare queste tra quelle patologie o quelle emergenze che non andavano trascurate in tempo di coronavirus? È una bellissima domanda. Diciamo innanzitutto che durante il periodo del coronavirus non sono state trascurate per decreto legge quelle che sono le malattie oncologiche e quelle che sono le urgenze chirurgiche e mediche che comunque hanno La interrompo lasciato un attimo, io forse aperte. non mi sono espressa bene, intendevo da parte dell'utenza, ecco, Da che parte avevano paura le dell'utenza. persone ad andare in ospedale, ecco, ho voluto chiarire questo. Da parte dell'utenza effettivamente c'è stata una notevole paura a avvicinarsi agli ospedali, per cui tutta una serie di patologie cardiovascolari e soprattutto quelle cardiache hanno avuto una certa latenza e una certa distrazione che in alcuni casi ha portato anche a degli esiti compromettenti e diciamo sì, particolarmente importanti. Nell'ambito vascolare in particolare, quindi per le malattie circolatorie, degli arti arteriose, venose, ma parliamo anche di malattie che interessano le arterie del distretto carotideo o di altri distretti come quello aortico, sicuramente la possibilità che ci siano stati dei ritardi è avvenuta, ma si sta recuperando perché ormai si è ripreso il ritmo di controllo, si è ripreso il ritmo di verifica e tutte quelle patologie, ad esempio del settore venoso, che hanno una loro stagionalità, soprattutto adesso col caldo, riprendono ad essere controllate, ed essere seguite, ed essere trattate. Bene. Parliamo di patologia venosa e quando parliamo di patologia venosa parliamo di una patologia che è sicuramente multifattoriale, probabilmente orientata di genere perché le donne ne sono molto affette in maniera prevalente, ma anche forse di una patologia, quella delle varici, degli arti inferiori ad esempio, che ha una sua connotazione storica, ha un inizio storico, è iniziata 5 milioni di anni fa, Addirittura. quando l'uomo da essere primitivo è passato dalle foreste alle savane e ha assunto la stazione eretta. Eretta. Questa stazione eretta ha messo sotto stress, sotto sforzo, quello che era il sistema venoso che doveva riportare il sangue verso il cuore, quindi soprattutto alle parti più basse, dove per effetto della gravità c'era una maggiore difficoltà di ritorno al cuore, sono state esposte ad una maggiore pressione e ad una tendenza alla dilatazione, soprattutto in alcune persone per motivi familiari, ma anche per motivi ormonali, per motivi di lavoro, per tipo di attività che si svolgono, soprattutto se si sta molto all'impiedi, chi sta molto seduto, possono infatti verificarsi delle situazioni di aumento particolare della pressione nell'ambito delle vene, degli arti inferiori e favorire la dilatazione di queste vene superficiali che si manifestano come forme varicose. Bisogna dire che sono forme varicose che hanno varie tipologie e vari stadi di complicazione, per cui nello stadio più leggero, più lieve, possiamo notare delle forme
diciamo sì, di piccola entità, con pochi sintomi, e i sintomi in genere sono quelli collegati ad una stancabilità, soprattutto nella seconda parte della giornata, ad una tendenza ad avere pruriti, irritazioni. Infatti una delle complicazioni delle fasi più avanzate delle forme varicose degli arti inferiori sono appunto delle manifestazioni che si manifestano sulla pelle, come gli eczemi o altre forme di tipo ulcerativo, delle quali abbiamo una collaborazione con dell'ambito dermatologico e ci avvaliamo della competenza e dell'aiuto anche degli amici dermatologi. Quindi a questo punto ci si rivolge poi al dermatologo quando arriviamo qui, magari il professore Delfino ci può fare chiarezza in questo senso. Sì, grazie professor Amato per questa brillante, breve e esaustiva spiegazione di tutta la problematica delle varici. Sicuramente noi dermatologi vediamo l'atto finale, cioè quando la pelle viene danneggiata da quella che è stata una condizione pregressa di danno circolatorio provocato o dalle arterie o ancor più dal ritorno venoso che non avviene bene. La pelle delle gambe tende a diventare più edematosa, più succulenta, tende a sgranarsi, a screpolarsi e principalmente tendono a formarsi ulcerazioni, se proprio c'è un difetto di irrorazione, di nutrimento dei tessuti molto grave, o un trauma che a volte può essere una delle cause scatenanti, c'è anche traumi minori che passerebbero rapidamente inosservati con minime terapie, nei soggetti che hanno degli edemi e delle sindromi varicose possono essere molto fastidiosi e dare delle vere e proprie ulcerazioni che pongono seri problemi di diagnosi differenziale anche con patologie gravi e anche poi di terapia. Oppure possono più banalmente aversi degli arrossamenti, delle screpolature, quelle che noi chiamiamo eczema varicoso, cioè il paziente, la paziente, perché spesso è soggetto di sesso femminile, vede questo rosso dalle gambe, le vede gonfie, avverte un prurito, comincia a grattarsi, il grattamento provoca delle escoriazioni. Le escoriazioni però sono delle piccole abrasioni, delle lesioni di continuo che favoriscono la proliferazione o l'attecchimento di batteri patogeni aggressivi che possono poi dare anche complicanze molto più severe. Per cui noi questi pazienti dobbiamo curarli, le ulcere o gli eczemi, ma poi dobbiamo affidarli, quando vengono in primis da noi dermatologi, alle cure del chirurgo vascolare, certo, che deve fare indagini strumentali, certo, interventi chirurgici e quant'altro il professor Amato potrà aiutarci. E adesso ci elencherà. Professore, una domanda prima di passare poi alla diagnostica. Quelle venuzze leggere, minime, che a volte oggi sono molto di moda curarsi, le famose sclerosanti, sulle quali pure a volte si è tanto parlato, se erano pericolose o non pericolose, sono comunque l'anticamera di problematiche più gravi o sono un discorso a sé? Allora dobbiamo sicuramente fare una distinzione, perché se è vero che donne giovani, ma anche meno giovani, per motivi estetici si preoccupano di quelle che sono delle formazioni venose che interessano gli arti inferiori, ma sono molto superficiali, di piccole dimensioni, come dei piccoli rami che assumono una colorazione violacea, scura, e che chiamiamo in termine tecnico teleangiectasie, ma in realtà vengono chiamati capillari, esatto, o forse correttamente vengono distinte dalle varici come termine di varici dermiche, varici della pelle. Questo tipo di manifestazione è una manifestazione che assume delle caratteristiche, delle origini prevalentemente di tipo ormonale. Si manifestano molto nelle donne durante le ultime fasi della gravidanza e poi tendono a regredire, così come si manifestano in persone che fanno terapie ormonali, ma si possono manifestare anche in maniera frequente, più o meno evidente, e possono essere trattati in vario modo. Da un modo più semplice, che si chiama camouflage, cioè la copertura, ci sono delle creme coprenti, che permettono per attenuare la visione di questi tipi di manifestazioni solamente la copertura. Ci sono poi delle tecniche e delle procedure che invece tendono a eliminarli, e per eliminarli si effettuano praticamente due tipi di procedure. Una procedura
di tipo sclerosante che prevede la iniezione di alcune sostanze, chiaramente devono essere delle sostanze molto delicate, non particolarmente acide, altrimenti lasciano dei segni sulla pelle, perché una delle complicazioni è proprio quello di effettuare delle iniezioni di sostanze troppo concentrate, troppo acide e che comportano poi una pigmentazione, lasciano una pigmentazione sulla pelle. Oppure un altro trattamento è il trattamento attraverso le metodiche laser, che è un trattamento che utilizza un'energia di tipo fisico, che è quello della luce laser, che a varie gradazioni può ottenere una percezione, una distruzione di quelle zone dove c'è un pigmento particolare differente dalla pelle. E a seconda del tipo di pigmento chiaramente possono essere trattate. Questo tipo di procedure chiaramente devono essere fatte da personale medico esperto e anche un poco dedicato, perché altrimenti si possono fare sia nel caso della terapia sclerosante sia nel caso della terapia laser anche lasciare alcuni segni che non sono gradevoli. Quindi non rivolgersi a personale non qualificato, che abbia esperienza, al di là della qualificazione, al di là del pezzo di carta, è importante che ci sia un'esperienza. L'esperienza è sicuramente la garanzia maggiore che ci possono essere dei buoni risultati. È importante dire che nessuno può assicurare e garantire sempre il 100% nei tempi migliori, però ci sono sicuramente le esperienze che giocano un ruolo importante. Bene. Bisogna dire però che alcune terapie, sia quelle laser che quelle di tipo sclerosante, vanno effettuate in alcuni periodi dell'anno. Non in tutti i periodi dell'anno è consigliabile effettuarla. Il trattamento in generale di tutte le patologie venose sono consigliati in periodo fresco, in periodo autunnale o in periodo invernale, o comunque in un periodo in cui si può abbinare al trattamento anche una compressione elastica, cioè l'uso di calze elastiche, che riescono nel periodo del trattamento a migliorare l'effetto e a ridurne quelle che sono gli esiti. Bene. E le complicanze. Professore, diagnostica, abbiamo detto, parliamo anche un po' della diagnosi. È importante la diagnostica, perché la diagnostica ci dà la gradualità della problematica e la diagnostica si orienta al di là di quello che è la diagnostica clinica, che viene effettuata con la semiotica clinica, con la visita della paziente. È importante che venga effettuata sia in posizione distesa, ma particolarmente in posizione eretta, laddove c'è una maggiore tensione del circolo venoso, in modo da poter evidenziare tutte le particolarità che sia nel distretto superficiale anteriore che posteriore della gamba possono essere segni di influenza. Ma non dimentichiamo che ormai abbiamo a disposizione molte grandi possibilità da parte di quelle che sono la diagnostica strumentale, con una metodica che è una metodica ultrasuoni, che è una metodica ormai diffusa, comune, che non è solamente caratterizzata dalla necessità di essere effettuata da personale radiologico, ma ormai l'ecografia viene estesamente praticata in ogni specialità da specialisti con apparecchiature particolari. In particolare, per quello che riguarda la diagnostica degli arti inferiori, l'ecocolor Doppler, cioè l'abbinamento dello studio ecografico, quindi della mappatura ecografica del distretto superficiale cutaneo e sottocutaneo e poi più profondo, ci dà la possibilità di avere alcune informazioni molto importanti circa la struttura, circa il percorso sia delle arterie ma anche delle vene superficiali, della loro dilatazione e soprattutto della direzionalità del flusso. Il colore che si aggiunge come, diciamo così, processo di analisi spettrale ci permette di evidenziare quella che è la direzione del flusso e quindi capire i circuiti che si vengono a verificare e a poter eventualmente utilizzare delle tecniche mini-invasive per poter correggere e orientare nel modo migliore il flusso sanguigno nell'ambito della circolazione. Professore, un'altra, se chiamarla patologia o problematica, è quella degli angiomi. Anche questa è una situazione che vede coinvolti sia il dermatologo che il chirurgo. Parliamo innanzitutto di cosa sono e come la loro origine. Beh, gli angiomi sono delle manifestazioni che spesso sono presenti in tutti quanti i distretti del corpo. Sono delle malformazioni,
delle alterazioni della struttura della parete, delle arterie, delle vene, prevalentemente di tipo venoso, infatti le malformazioni venose rappresentano il 70% delle malformazioni, e che spesso sono presenti sulla cute e appaiono e sono motivo di grande preoccupazione quando i genitori vedono un bambino che nasce con delle macchie sulla pelle. Queste macchie possono essere una formazione benigna che tende a irregredire nell'arco del tempo, ma in alcuni casi, pochi casi, una bassa percentuale, anche sottendere delle manifestazioni maligne e quindi essere anche delle espressioni di una patologia evolutiva che va trattata, soprattutto se in vicinanza con zone delicate, ad esempio della zona craniofacciale, vicino all'occhio, vicino alla bocca, vicino a organi che sono importanti per essere, per la loro funzionalità. Il dermatologo può intervenire solo in una fase iniziale, quando poi non si risolve si passa al chirurgo, oppure no? Assolutamente, io per questo penso di dover dare la parola allo specialista, perché ormai anche dal punto di vista medico, con alcuni tipi di farmaci che sono stati introdotti, che derivano dai beta bloccanti, si è visto come c'è una regressione anche di forme avanzate, e quindi è entrato nella ottica e nella politica, nelle strategie, nei protocolli di tipo dermatologico, quello che è l'uso di alcuni farmaci che servono a trattare queste patologie, ma in prima di tutto bisogna classificarle, identificarle bene, e questa conoscenza è propria del dermatologo. Purtroppo ci dobbiamo passare il microfono, professore Delfino. Questa qui degli angiomi è una tematica molto affascinante e interessante, perché coinvolge fortemente in modo emotivo i genitori di un bambino che nasce con questa chiazza di colore rosso, rosso vivo, color fragola o rosso cupo, color vino, quelli che una volta i bisnonni e le nonne chiamavano le voglie, che non hanno nulla a che vedere con quella che veniva ritenuta un desiderio non appagato di una gestante, per cui nasceva il bambino con sulla pelle la voglia di vino, la voglia di fragola. In realtà sono degli angiomi, sono a noi tutti noti l'angioma frontale che aveva Gorbaciov, tanto per fare un nome molto noto. Possono essere, ecco, rosso vivo, sono angiomi capillari, piccoli, presenti in organi, su porzioni della cute non direttamente coinvolgenti un organo, e hanno una tendenza a crescere nei primi mesi di vita, fino a circa 8-10 mesi, per poi avere una graduale spontanea risoluzione. Per cui noi, quando sta sul torace, su un arto, in zone inerti, una volta non davamo neppure la terapia, a meno che non fosse localizzato su una palpebra, per esempio, creando quindi un disturbo visivo, o a un labbro, creando una difficoltà nella suzione del bambino, o su una mammella dove poteva in qualche modo comprimere lo sviluppo di una ghiandola mammaria e una femminuccia. Noi oggi per questo tipo di angiomi però disponiamo anche del propanololo, un farmaco beta bloccante che può essere dato in creme o anche in via sistemica, in compresa ai bambini, e ottiene per molti di questi angiomi, anche di grandi dimensioni, anche con una forte aggressività di crescita, riesce a darci con rischi quasi nulli, si fa sempre un trattamento in regime di hospital, però di fatto sono molto ben controllati gli effetti collaterali, si riesce a ottenere una buona remissione. Diversamente gli angiomi profondi, quelli venosi, quelli violacei, quelli richiedono, ecco, l'intervento del chirurgo, a volte il chirurgo vascolare, ma a volte anche in base alla localizzazione di un'equipe multidisciplinare, dove è presente il chirurgo vascolare, un altro tipo di specialista, e quindi un approccio chirurgico, oppure quando sono pianeggianti, e in quel caso, ed esclusivamente localizzati nella superficie cutanea, in quel caso i trattamenti laser sono complessi, lunghi e devo dire anche a volte costosi e dolorosi, però sono quelli risolutivi. Risolutivi. Invece, professore, non possiamo a questo punto non parlare delle flebiti. Ecco, cosa sono? Da cosa sono causate? In maniera molto puntuale, il professore Delfino ha, all'inizio della trasmissione, messo il punto su quelle che sono le complicazioni. E le complicazioni della patologia venosa sono quasi sempre collegate a delle infiammazioni.
infiammazioni che nascono dalla parete delle vene, ma che si trasmettono all'interno creando una coagulazione, favorendo la coagulazione e quindi la formazione di trombi all'interno delle vene, e il termine flebite è nient'altro che l'etimologia, diciamo così, dal greco, di un'infiammazione della parete della vena con esito trombotico. Quindi quando parliamo di flebiti parliamo in genere di trombosi di distretti venosi che possono essere superficiali, e di questi sono di banale risoluzione con farmaci anche antinfiammatori, ma possono interessare anche il circolo venoso profondo, e noi intendiamo per circolo venoso profondo quello che sta all'interno dei muscoli, e in questo caso comporta una sintomatologia molto forte, perché il paziente se ne accorge subito, in quanto c'è dolore subito, c'è difficoltà di fuoriuscita del sangue da quel distretto muscolare, e l'arto o quel distretto tende a gonfiarsi improvvisamente, dimostrando un gonfiore, dolore, e assolutamente questo collegato ad una trombosi di una vena profonda. Vene superficiali invece possono manifestarsi come striature lungo il percorso della vena, accompagnate appunto dall'infiammazione. Infiammazione che poi si può trasmettere anche alla pelle e piano piano essere uno dei motivi di cronicizzazione e di manifestazioni ulcerative e di tipo eczematose, che vanno distinte però se c'è effettivamente una compartecipazione anche della vena, e allora è una componente prevalentemente venosa. Se però si esclude la partecipazione della vena, queste manifestazioni sono delle manifestazioni invece che hanno una loro centralità sul tessuto linfatico, che è questo tessuto cugino, diciamo così, per il drenaggio, mentre nelle vene noi abbiamo il drenaggio del sangue di ritorno dai tessuti, quelle che sono il sistema il lipido extracellulare, il siero, diciamo così, delle strutture muscolari e dei tessuti viene drenato dai linfatici, che fanno parte chiaramente del grande sistema immunitario di difese, e che però laddove si trovi in condizioni di sovraccarico, perché le stazioni linfoghiandolari siano interessate a loro volta da infiammazioni, da processi infiammatori, processi infettivi, vengono ad essere sovraccaricati e possono estendersi con forme infiammatorie che prevedono una cura differente dalle flebite, perché prevedono una cura prevalentemente di tipo antibiotico, mentre la terapia delle flebiti è una terapia che vira direttamente e orientata verso una terapia anticoagulante. Anticoagulante, quando parliamo di anticoagulanti parliamo di eparina, questo farmaco che adesso abbiamo conosciuto, soprattutto in questo periodo Covid, perché sembrerebbe che l'infiammazione, questa tempesta infiammatoria citochinica che sia collegata al Covid, poi sviluppi questi anche quadri, tutta una serie di trombosi venose, soprattutto a livello respiratorio. E questo è stato il motivo un poco di questa difficoltà interpretativa iniziale della patologia. Professore, una domanda forse sarà un po' sciocca, però io mi medesimo sempre in chi ci segue da casa. Quando si arriva all'amputazione di un arto, per motivi magari vari, tra cui il diabete, è sempre un problema di circolazione venoso, arterioso? Qual è la causa per cui si arriva poi all'amputazione? Purtroppo in regione Campania abbiamo ancora un'incidenza di amputazioni alte, e questo è per il più del 50% collegato non all'invecchiamento della circolazione, come può avvenire solamente nelle persone anziane, ma anche in persone relativamente giovani, quando a questo invecchiamento della circolazione è collegato il diabete. Il diabete, solo col diabete, è un acceleratore dei processi infiammatori, è un acceleratore dei processi di tipo aterosclerotico, e dal momento in cui la patologia diabetica dà anche una neuropatia, quindi una insensibilità, spesso da piccole lesioni ulcerative della pelle si sviluppano infezioni che sono misconosciuti inizialmente, perché il paziente non ha sensibilità, quindi se le porta appresso anche per lunghi periodi, e il motivo delle amputazioni è proprio legato ad un esteso processo di tipo infettivo che richiede una azione chirurgica netta, proprio molte volte per il salvataggio della vita. Siamo quasi in chiusura, abbiamo parlato di diagnostica, terapia, è sempre chirurgica o anche medica, farmacologica? Specialmente in questo periodo, se noi parliamo di patologia
venosa degli arti, dobbiamo dire che la chirurgia è stata messa un poco da parte e si è cercato di sviluppare e di approfondire tutte quelle che sono le metodiche, diciamo così, ambulatoriali e alternative, dalla scleroterapia a quelle che sono le terapie di tipo medico. Dobbiamo dire che la terapia medica è una terapia di supporto, che è una terapia sintomatica, adatta ai periodi estivi, mentre la terapia con l'elastocompressione, cioè la compressione esterna attraverso le calze elastiche, è una terapia conservativa ma adatta ai periodi freschi, così come i trattamenti sia di tipo chirurgico che prendono la asportazione delle vene del distretto venoso superficiale malato, oppure la correzione attraverso delle legature selettive che indirizzano il circolo venoso refluo verso il circolo venoso profondo, sono trattamenti che in questo momento sono stati un poco passati in seconda battuta, perché le sale operatorie chiaramente sono state selettivamente dedicate alle urgenze e ai pazienti. Professor, l'ultima domanda: stiamo forse per andare al mare, se ce lo consentirà questa situazione? Chi soffre di questi problemi, va bene per loro il mare, il massaggio dell'acqua? Assolutamente, la regola è benissimo il mare, però attenzione al sole, attenzione al calore, perché questo ce lo dice meglio il dermatologo. Professore, questo asciugamano, lo dirà lui, questo asciugamano che a volte vedo mettere sulle gambe? È una soluzione. Crea un effetto serra peggiore? No, assolutamente, è una soluzione. Tutte le soluzioni popolari sono favorevoli, però vorrei anche sapere il professore Delfino cosa ne pensa. E chiudiamo col professore. No, sicuramente il mare ci si può andare. Andare in orari freschi, passeggiare sul bagnasciuga dove si ha il movimento. C'è dell'acqua. E l'acqua che ti massaggia e ti stimola costantemente. Difatti molte donne lo sanno, e se le vede nelle ore mattutine, molte donne passeggiano sul bagnasciuga. L'esposizione diretta al sole, stando in piedi, è quanto di peggio, perché è chiaro che si crea la stasi venosa legata alla posizione eretta e la stimolazione del sole, che può anche indurre una maggiore pigmentazione. Cioè gli arti inferiori tendono a soffrire di una risposta anomala pigmentaria alla stimolazione solare, tanto più se ci sono vene venuzze, se c'è sta l'eczema, se hanno fatto trattamenti sclerosanti. Quindi lì la protezione solare alle gambe è sempre molto consigliata, ma addirittura è molto più consigliata stare all'ombra e evitare le ore di molto caldo, dalle 12 alle 15, e quindi passeggiare sul bagnasciuga nelle ore mattutine e nelle ore del tardo pomeriggio, e mettere dei protettivi solari. Bene. Specialmente alle gambe, se affette da varici o se hanno fatto trattamenti per la cura delle varici. Bene, allora ringrazio sempre il professor Delfino, il professor Amato, che avrei tenuto qua ancora per molto tempo, tante erano le domande, ma purtroppo la prossima volta cioè, si farà piacere che le ritorni insieme al professore Delfino. Quindi speriamo che la prossima trasmissione, Mario, sia senza le mascherine. Sì, vorrà dire che le cose vanno molto molto meglio. Ce lo auguriamo. Anche senza guanti possiamo stare. Già c'è, esatto, anche perché come spiegavano appunto, l'avere i guanti ci tranquillizzava e non era così, perché effetti con le mani hai più la sensazione di averle sporcate, aver toccate, quindi le lavi. No, ma noi sappiamo che la nostra epidermide, specie alle mani, c'ha un potere protettivo. E lei l'ha detto nell'altra trasmissione. L'abbiamo detto in altre occasioni: il guanto ammorbidisce lo strato corneo, quindi lo rende più fragile e esso stesso si sporca. Quindi molto meglio avere le mani con attenzione, non metterle in bocca e lavarle quando sporche, piuttosto che avere dei guanti che danneggiano la pelle e a volte la protezione. Il nostro tema fu proprio il Covid e la pelle. Allora io vi ringrazio voi per l'attenzione, ci scusiamo per il problema ai microfoni, vi aspettiamo la prossima settimana.